Non so come riprendere con il telefono nuovo in questa stanza e appunto spero che si senta decentemente. Comunque, buon Halloween! Allora, io oggi non sapevo bene che video fare, lo ammetto, ci sono periodi in cui non so bene che video fare. Però ho detto, io stasera vado ad una festa di Halloween e mi sono offerta di portare una torta, quindi perché non fare un video in cui la faccio? È una torta molto comune in realtà, io non so se è particolarmente famosa nella mia zona in tutta Italia, davvero non lo so. Però comunque faccio quella, è una torta super semplice, strabuona, quindi magari qualcuno la conosce, insomma, anche se è molto famosa. Qui si chiama torta cioccolatino, poi ripeto, non lo so se è nella mia zona o se c'è dappertutto e si chiama così, o se c'è dappertutto e ha vari nomi, io non lo so. Quanto gesticolo, sono proprio italiana. Come si fa a parlare senza gesticolare? E niente ragazzi, quindi adesso vado a fare con voi questa torta. Partiamo subito con gli ingredienti. Allora, come ingredienti ci serviranno 4 uova, 150 g di zucchero, 150 g di burro, io uso quello senza lattosio, beh potete immaginare perché, 200 g di cioccolato fondente, un cucchiaio di farina. Non sono assolutamente sicura che questa sia adatta per i dolci, ma finché è un cucchiaio solo non credo che faccia grande differenza. E dello zucchero a velo che servirà per guarnire la torta cotta, quindi alla fine. Intanto per cominciare io ho già messo a preriscaldare il forno a 180 gradi, sul forno con modalità statica. Su questa cosa io non sono mai stata molto brava, non ho mai ben capito cosa cambia, quale cibo è meglio cuocere in modalità statica e quale ventilato, però io so solo che questa torta l'ho sempre fatta a casa di mia madre, il cui forno era tipo, non so, rotto o cosa e funzionava solo in modalità statica, quindi so che questa torta va cotta per 30-40 minuti a 180 gradi in modalità statica. Allora, per prima cosa, con un po' di pazienza, devo andare a spezzettare tutto il cioccolato, che appunto sono 200 grammi. Io ho sempre usato questo, in realtà, quindi boh, so solo che mi ci sono sempre trovata bene. Eccoli qua, guardate che benessere! E niente, adesso appunto li faccio a tanti pezzi. Se più piccoli sono, meglio si scioglierà. Cioè, ho appena pulito la cucina, guardate qui. Insieme al cioccolato devo far sciogliere anche il burro. Sì, non è proprio la cosa più leggera del mondo, ma è una torta. È una torta, ci sta. Si può sciogliere così o si potevano sciogliere a bagnomaria? Onestamente io ho sempre fatto così e si fa un po' prima e non ho mai avuto nessun problema. L'importante è non far bollire il burro. Ok, eccoci qua, ora perfettamente sciolto, incorporato, è un odore pazzesco, mio Dio. Lo sposto da qui e lo lascio un pochino raffreddare mentre faccio altro. Allora, mi sono procurata 2 ciotole perché adesso devo dividere i tuorli dagli albumi. Vediamo se ce la faccio senza far disastri. Di solito ci riesco abbastanza, magari mi sporco un po' le mani, ma ce la faccio. Bene, eccoci qua, 4 torri di cui ero distrutto e gli albumi, questi li mettiamo da parte e li monterò più tardi. Ora vado ad unire i 150 g di zucchero ai tuorli e via di fruste elettriche a mescolare molto bene. Ok, così va bene, allora adesso bisognerebbe unirli al composto di burro e cioccolato sciolto di prima, ma visto che è ancora bello caldo, ne approfitto, aspetto ancora un attimino e nel frattempo monto i tuorli a neve, scusate, gli albumi a neve. Non con queste però. Ok, via. Ma con questi, che sono fatti apposta. Ok, quasi montato, quasi, perché vedete che ancora un po' si muove, dovrebbe stare fermo, ma appunto prima di terminare vado a mischiare gli ingredienti che vi dicevo prima, così dopo gli do l'ultima passata e potrò mescolare anche questo, che deve essere appunto super montato. Questa scena è quasi troppo bella per essere vera, oh mio Dio. Ditemi se non è una goduria da guardare questa cosa, oh mio Dio. Me la mangerei anche molto volentieri dall'odore. Ci devo mettere il cucchiaio di farina, anche perché se non lo faccio adesso poi mi dimentico. Eccolo qua.
Bene, ora manca la parte finale, appunto, che vi dicevo. Ok, direi che ci siamo, è bella solida, sì. Sono quasi sicura di aver fatto una cavolata, dovevo metterne un po' alla volta, sono scema, vabbè, ora dal basso verso l'alto devo incorporare tutto, però sì, si vede che non la faccio da un po'. Se la fate, mettetene un po' alla volta, per l'amor del cielo. Bene, ora che è ancora bella gonfia ed è tutta bella omogenea, mi rimane solo da cuocerla. Io non riesco a mettere la carta da forno decentemente se si tratta di cose rotonde, ma neanche di cose quadrate. E vabbè, versiamo tutto. Sì, ma mi scusi, lei dove vuole andare? Cerco di spargerlo un po' ovunque. E come vi dicevo, 180 gradi per 30-40 minuti. A few moments later. Eccola qua! Si dovrei pulire il forno, lo uso poco e quindi lo pulisco poco. Ecco perché dico che la carta da forno mi fa sempre problemi, perché cioè i bordi mi vengono sempre così frastagliati. Se avete una soluzione, perché non ho mai visto la carta da forno rotonda in zona. Comunque, questa è la torta, ragazzi, vedete che è bella opaca, questo perché... scotta, sono furba che la sto toccando, perché la parte intorno è la crosticina super croccantina, molto sottile, poi all'interno invece è tutta umida, si scioglie in bocca, fantastica. Più tardi ci metterò lo zucchero a velo, però aspetto che si raffreddi perché è esaustionante. In realtà non so se serve aspettare che si raffreddi, vedete, io non sono proprio esperta, però questa torta l'ho fatta tante volte, comunque bene o male riesco a farla. Comunque per lo zucchero a velo aspetto, non posso farvela assaggiare, cioè intendo che non posso assaggiarla io e farvi il commento in diretta, ovviamente. Come vi dicevo, perché la porterò questa sera ad una festa, però l'ho mangiato un milione di volte, vi assicuro, è assurda. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo col prossimo prestissimo, ciao!